È stato soprattutto un grande spettacolo, così il 23esimo rally del Rubinetto che ha visto la coppia formata dall'ossolano Davide Caffoni e dall'acusiano Massimo Minazzi trionfare dopo aver vinto 6 delle 10 prove speciali di cui si componeva la corsa, un bis il loro dopo il successo ottenuto nell'edizione del 2015. Al secondo posto un soddisfatto Simone Miele, il quale per la verità ci ha detto che lui puntava la vittoria, ma stavolta contro e Davide Caffoni era impossibile anche soltanto cercare di impensierire questo potente avversario che si è imposto comunque in 3 delle prove speciali ed ha messo per tutta la gara sotto pressione il vincitore. I due, dobbiamo dirlo subito, hanno dato vita soprattutto nella seconda fase della corsa davvero a un duello spettacolare che ha tenuto col fiato sospeso il pubblico. Al terzo posto non è una sorpresa certamente Massimo Canella e Silvio Gria, i due che puntavano anche loro alla vittoria, però si sono trovate le prese con una macchina che non era del tutto, non le ha fatte sentire del tutto a loro agio perché era la prima volta che correvano, ma si sono comportati bene. Subito dopo a seguire c'è Comparoli, poi il sorprendente bravissimo Carlo Boroli, che è stato un po' una delle sorprese di questa corsa, guidava una Subaru che non era certo l'ideale per queste stradine sia a Coiromonte come poi anche a Prero e in Valduggia. Più indietro anche Simone Fornari, il borgomanerese, anche lui ha commesso qualche errore, ma l'abbiamo sentito a fine gara, sembrava davvero comunque contento per questa bella prestazione. E poi a seguire anche Mattia Pizio, il giovane novarese, figlio d'arte, anche lui come in molti altri casi, che è stato un grande protagonista. E infine permetteteci anche due parole per Daigor Piola, un ragazzo anche lui cusiano di Armeno, che è stata l'altra grande davvero sorpresa di questo rally, che ha corso anche per onorare il papà Gianni Piola, al quale era dedicata una delle speciali più importanti, quella del Motarone. Va dunque in archivio così anche una delle gare più belle, più spettacolari di questa stagione, e onora davvero non solamente questo sport, perché il risultato che c'è stato sotto l'aspetto agonistico, si sono ritirati peraltro una quarantina di piloti, dimostrazione che questa gara era davvero difficile. C'è stato tantissimo pubblico, l'abbiamo visto nelle prove speciali, ma l'abbiamo visto anche soprattutto all'arrivo. È stata davvero veramente una gara a definirla straordinaria e ancora un eufemismo. C'è stato anche qualche piccolo incidente alla Mottarone, la coppia Bonomi-Bruno sono finiti anche in ospedale per accertamenti, e c'è stato anche un incidente, un capottamento anche nella prova di Prelo, ma senza nessuna conseguenza per i piloti in questo caso. Dunque adesso tutto lo sguardo e anche l'attenzione degli sportivi è rivolta al futuro, perché l'obiettivo, non lo nascondo, non è il Pentathlon Moto Team e neanche la New Turbomark, è di far diventare questa gara non più una gara di coppa regionale, ma una gara a carattere nazionale.